In diretta dall'ospedale San Martino di Genova, luci a San Martino, dediche, richieste, testimonianze su Radio Fra le Note. 31esima puntata, luce a San Martino. Qui le emozioni non si risparmiano. D'altronde dove c'è vita vera, ci sono emozioni vere, ecco, non artificiali. Non c'è una luce artificiale, ma c'è una luce vera, una luce che riscalda. Qui non si alza bandiera bianca davanti anche a battaglie quasi insostenibili. C'è la luce, il giallo del sole, della speranza, il giallo dell'orizzonte. Il giallo, qui si alzano bandiere gialle, non bandiere bianche. Qui non si arrende nessuno. Sì, questa sera è festa grande. Noi Ciao, sono lo zio, cara Sofia, volevo farti tanti auguri per i tuoi 2 anni e tanti auguri alla mamma e al papà e grazie di tutto per la vostra presenza e grazie per aver messo al mondo la mia nipotina. Un caro abbraccio. Aspetta che chiedo conferma anche al nonno. Tanti auguri alla mia nipotina, anche da parte del nonno, e che abbia tanta fortuna nella vita. Ecco. Andiamo avanti. Caro Enzo, anche stasera per te ci sono dediche. Ciao papà, oggi è il mio compleanno. Wow, ciao! Oggi è il mio compleanno, wow, ciao! Grazie per il regalo pulito. Ti aspetto a braccia. Allora, ti aspetto a braccia aperte. Ciao papà, mi manchi tanto, ciao. Enzo, per Marianna ho pensato di dedicarle Happy Birthday di Lenny Kravitz. Spero di stare rock. Ciao Enzo, un saluto anche da Stefano. Ciao zio, scusa se non mi hai sentito tanto ultimamente, ma sono un po' timido. Ciao Enzo, sono Flavio. E anche se non sono abituato a parlare davanti a un microfono, volevo dirti due cose. Non ho mai creduto agli eroi. E questo nemmeno da piccolo. Però da un anno a questa parte l'eroe in carne ed ossa lo stai facendo tu, eh. Tu che hai combattuto finora e stai vincendo contro questo nemico, con coraggio, dignità, insomma, cacciando i grandi attributi. E adesso, che sei un passo dalla vittoria, ci prometti una cosa. A noi tutti, agli amici, ti assicuro che di amici ne hai tanti, che non mollerai mai, nemmeno un minuto. Ciao eroe, ti passo Andrea. Ciao zio, sono Andrea. Torna presto, così almeno potremmo fare un mega festone. E poi io ti dedico questa canzone, che si chiama Guerriero di Marco Mengoni. Ciao zio. Sono Enzo e stasera voglio fare gli auguri a mia figlia Marianna che ieri ha compiuto 5 anni. Ciao principessa, ti sei divertita alla festa? Io ti penso sempre e mi manchi tanto. Vedrai che presto finalmente ripartirò da Genova per ritornare a casa e da allora rifaremo un'altra festa. Nel frattempo ti mando un bacione grande grande e ti dedico questa bella canzone dei Ramones. Baby, I love you. Eccoci qua, siamo con un papà. Come ti chiami? Andrea. Andrea da Pieve. Sì, la Pieve Ligure. Un posto meraviglioso. Parlavamo proprio del tuo don, che adesso ci guarda dal cielo. Sì, è vero. Mi hanno detto che hai tre ragazze magiche. Sì, tre ragazzine, 5, 10 e 13. Come si chiamano? Si chiamano Amelia, Chiara e Giorgia. Ah, papà sta bene, è una roccia e vi dedica una canzone di un cantante che so piacervi molto. Sì, di Jovanotti. Ciao Angela. Ciao, ciao a tutti. È È passata anche questa. passata, fortunatamente è passata con buon esito. Un intervento che non, diciamo così, fuori onda dicevamo. Era meglio che non ci fosse, ma è meglio che ci sia adesso questo intervento. Sì, in effetti sì, tutto è meglio che non c'è, però d'altronde arrivano, cerchiamo di superare tutto. Volevo chiederti questo, Dio
nel tuo percorso, no? Lo hai mai visto come un avversario? No. No. Perché non penso che Dio, che abbia fatto delle cose, ecco, così belle, belle come alberi, animali, persone belle, ti faccia del male. Questo non l'ho mai pensato, mai. Hai accettato quello che... Ho accettato, è un percorso che devo fare, ho accettato, e io penso che in un modo o nell'altro, anche di come sto male, Dio mi è vicino, perché poi me le fa superare, in qualsiasi maniera me le fa superare, quindi non credo che mi abbia abbandonato in assoluto. E noi stiamo facendo questo percorso insieme a te. Grazie. Tutti noi che ti ascoltiamo. Grazie a tutti, grazie a tutti. Ho chiesto a Dio la forza e Lui mi ha dato difficoltà per rendermi forte. Ho chiesto a Dio la saggezza e Lui mi ha dato problemi da risolvere. Ho chiesto a Dio la prosperità e Lui mi ha dato muscoli e cervello per lavorare. Ho chiesto a Dio il coraggio e Lui mi ha dato pericoli da superare. Ho chiesto a Dio l'amore e Lui mi ha affidato persone bisognose da aiutare. Ho chiesto a Dio dei favori e Lui mi ha dato opportunità. Non ho ricevuto nulla di ciò che volevo, ma tutto quello di cui avevo bisogno mi è stato dato. Quando alla fine della nostra vita ti presenterai davanti a Dio, Lui ti chiederà solamente 10 cose. Dio non ti chiederà che auto avevi, ma ti chiederà quante persone hai dato un passaggio. Dio non ti chiederà se era grande la tua casa, ma ti chiederà quante persone hai ospitato. Dio non ti chiederà se i tuoi abiti erano firmati, ma ti chiederà quante persone hai aiutato a vestirsi. Dio non ti chiederà in quale quartiere vivevi, ma ti chiederà come trattavi i tuoi vicini. Dio non ti chiederà quante cose hai comprato, ma ti chiederà quante cose hai venduto per dare. Dio non ti chiederà quanti amici avevi, ma ti chiederà quanta gente ti considerava suo amico. Dio non ti chiederà il colore della tua pelle, ma ti chiederà la purezza della tua anima. Dio non ti chiederà perché hai tardato a cercare la fede, ma Lui ti prenderà con amore e ti salverà dalla seconda morte. La vita è una sola. Quindi non la sciupare. Ricorda, ama e vivrai per sempre. Dio è grande. Le persone dolci non sono ingenue né stupide, né tantomeno indifese. Anzi, sono così forti da potersi permettere di non indossare nessuna maschera. Libere di essere vulnerabili, di provare emozioni, di correre il rischio di essere felici. A chi era Totò? No? Allora, ciao, sono Raffaella, sono a Genova, fra poco andrò via di qua, cambierò, non è che andrò via, cambierò reparto e che tutto sia risolto, dai. Qui com'è andata? Bene, volevi ringraziare, mi hai detto. Sì, allora ringrazio tutti i medici qua, tutte le equipe, sono stati bravissimi. Adesso passerò all'altro reparto, bravissimi anche là. E così mi metteranno in sesto e me ne andrò. Poi si torna a casa. Di dove sei tu? Sì, Alessandria. Alessandria con i miei bambini. Che si chiamano? Jessica e Claudio. E ti dedichiamo una canzone ai tuoi bimbi? Dai, dedichiamoci questa canzoncina. Aspetta che ci penso, dai, Pooh sono bravi, sono sempre cantanti che valgono, ascoltiamo i piccola Ghetti dei Pooh. Grazie. Prego. Ciao, sono Antonio e dedico Io canto di Iovine a tutto il reparto di ematologia, sia del primo piano che del piano terreo, che sono stati sempre gentilissimi con me. Grazie, ma la dedichiamo anche a Higuain o no? No, Higuain no. Oh, ci avete il detto avvelenato, eh? Higuain proprio no. Grazie. Ciao. Ciao, sono Adriana e vi dedico Girl on Fire di Alicia Keys.
Un bacio a tutti. Sono Enza. Vi portiamo sempre nel cuore. E un saluto particolare va a tutte le persone che sono all'ospedale San Martino, padiglione 6. E auguro una presta guarigione a tutti. Un bacio. E la canzone che vorrei far ascoltare è quella di Vasco Rossi, Vivere. Vivere. Buonasera, sono Annalisa. Saluto tutti voi del reparto dedicandovi questa canzone, Lost on You. Ciao a tutti, buona serata. Ciao a tutti, sono Rocco. Vorrei dedicare Mi sento parte di me, demo da, a mia moglie e ai miei figli e a tutte le persone che in questi mesi mi sono state vicino. E come non ricordare anche Radio Fra le Note, che ho conosciuto e apprezzato durante questo percorso. Grazie, continuate così, siete grandi. Sarò. Ciao, sono Sasà, faccio un in bocca al lupo a tutti i ricoverati del padiglione 6 dell'ospedale San Martino. Poi volevo mandare un saluto a Gloria, a suo padre e sua madre. Ciao, ciao Don. Oggi c'è stato un momento nel quale mi sono molto commosso. Sono passato di camera in camera e ho notato che in ogni stanza c'è sempre un riferimento a Dio, un rosario, un'immaginetta e sempre un riferimento a un caro o ai cari che i nostri amici ricoverati hanno nel cuore e che aspettano di rivedere. E sono camere sterili, ma sono aperte. Sono aperte sul mondo. C'è più mondo lì, in quella camera sterile, che nel mondo artificiale, falso, nel quale a volte viviamo noi, fatto di corse che ci siamo creati noi, di ansie che ci siamo voluti noi, di ritmi che ci siamo imposti noi. Ecco, ogni volta che entro in quelle camere mi affaccio sul mondo reale. E tu in quale mondo stai vivendo? Quante notti noi pregammo senza chiederci se in quel buio fosse già la nostra verità. Paura non avrai, la fede sa proteggerci, la speranza può cambiare la nostra realtà. Quanti miracoli sono tra noi e condividerli tu potrai se crederai. Questo è il tempo in cui sperare non è facile, è la gioia che c'è in noi, il vento vola via ed ora sono qui, il cuore è così fragile, cerco in Dio la forza che io non ho. Vedrai miracoli se crederai.
tra i segreti.